Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di GTA Online. Quindi iniziamo subito prendendo la nostra bellissima Pegasus Iris che abbiamo modificato nello scorso video. Dovrei chiamare, fatemi dare incarichi giornalieri solo un secondo, carichi giornalieri. Devo chiamare il testosterone pulsar, chi è che mi dà il testosterone pulsar? Vediamo. Dove sei? Dovrebbe essere... no. Brucey? What's up with you? Sì, testosterone, raddoppio i danni inflitti di mezzo a quelli subiti. Hey, it's worked for me! Ow-hoo! Sì, d'accordo. Perfetto, e adesso prendendolo. Yes, testosterone Bullshark. E quindi abbiamo vinto $25,000 così omaggio. Oggi però ho intenzione di fare una cosa un po' diversa che non ho mai trattato su questo canale, però sempre inerente a GTA, ovvero un bellissimo... wow. Un bellissimo... intanto questa macchina è fighissima con questi colori. Un fantastico Last Team Standing, che non sapete cosa sono, sono simpatici, vediamo. Non so perché abbia fatto tutto il giro lungo, attività, partita veloce. Avvio un Last Team Standing e ovviamente io vi taglierò il tempo di caricamento. Oh mio Dio, RPG verso Stunt Plane. Io non l'ho mai fatto, però considerando che sono una pippa a guidare sia gli aerei che gli elicotteri, che le macchine, che le barche, che qualsiasi cosa che abbia un motore, ma anche con le biciclette non me la cavo molto bene, mi sa che avrò qualche piccolo problema, ma non ne sono sicuro. Intanto siamo 10, quindi possiamo partire subito. Ok, noi siamo la squadra 1. Vediamo la squadra 2. Ovviamente tutti quelli forti sono sempre nella squadra opposta alla mia. Una volta mi ero ritrovato io livello 80, un 10, 5, 3, 4 e nell'altra erano tutti over 100. Quindi immaginatevi quante partite abbiamo vinto quella volta. Zero. Esatto. E iniziamo subito noi con questi aerei che per giunta non ho neanche mai guidato. Ah no, è il Besera, quindi sì, l'ho guidato, però quello così non mi piace, quello verde. È mio, via da... get out of my... holy shit! Oh! Che cazzo! No! Che cosa è appena successo? Dove è finito l'altro? Oh mio Dio, iniziano... oh mio Dio, iniziano... meno male che non... dove sono? Dove sono? Ah, lì sono. Acrobation. Ok, il nostro obiettivo, signori, è quello di... esatto. È quello di farne fuori il più possibile con un colpo d'ala. Il problema è che io faccio assolutamente schifo con gli aerei e figurati colpire precisamente delle persone su una piattaforma. Quindi il nostro obiettivo è quello di fare dei kamikaze. Esatto. Puntiamo. E non ho portato nessuno all'inferno con me. Che bello! No, visto? Visto? Livello 9, livello 18 di là sono 205, 151 e 129. E questo simpatico ragazzo qui, per favore, qualcuno lo uccide, per favore. Un bazooka? No? Ok, il nostro amico è stato falciato da un RPG. Ve l'avrei voluto far vedere, ma guardate! Guardate la loro squadra e guardate la nostra! È normale? No, non è normale. Ok, prendiamo più RPG che possiamo. È uno, mi pare, più RPG. Aiuto. Infatti è uno. E aspettiamo che questi simpatici amici vengano a ucciderci in pratica. Dai! C'era andato vicino però. No, questo assolutamente non c'è. Wow, ci ha sorvolato, che bello. Io ho tanta paura. Ho tanta paura. No, non riesco a predicare quello, mi dispiace. Non sono all'altezza. Questo c'era, questa era una gran figa. Porca miseria. What the fuck? Non l'ho visto arrivare. Cioè, ne è rimasto solo uno, porca miseria.
Bello, è finito molto bene questo round. Ok, siamo di nuovo qua con ieri. Adesso vorrei provare a usare questo. Prima che ci facciano. È mio stronzetto, è mio. Non fare come prima, perciò. Wow, sarei morto. Non hanno. Grazie a Dio non hanno abbastanza portata. Grazie all'RPG per non avere abbastanza portata. Grazie. Ok, questo aereo non l'ho mai guidato. E uno si è già fatto obliterare, ok, è lentissimo così. Ok, ho capito come si guida. Perfetto, non è un jet a differenza del base, era questo. E quindi darà qualche piccolo problema. Dov'è la piattaforma? Ok, ok, l'ho vista. Non è vero, non l'ho vista, però farò finta di averla. Grande! Porca puttana, livello 237, mi sembra giusto. Nuovo con gli RPG, signori possiamo farcelo, ok, abbiamo visto prima che non hanno abbastanza portata per arrivare fin là. E quindi dobbiamo vedere chi prenderà quale aereo e predittare un avanzamento. Ok, è troppo tardi, o forse no, per l'altro. Non è già decollato l'altro. Ok, non ci ho preso. Per ora. C'è troppa gente. Non mi piace. Aiuto. Dove li vedete voi gli aerei? No, l'ho schivato. Ah, è esploso. Ok, se è esploso va bene. E hanno vinto loro. Vabbè. Ok, sono fermamente convinto che per questa missione il Besara sia il meglio. Perché è molto più veloce. Comunque un jet non è un aereo. Ah, ok. No, per un attimo pensavo volessi fottermi anche questo aeroplano, sai. Ok. Ok, abbiamo preso le misure, non c'è niente che ci... Perfetto. Perfetto. Ecco, Miguele è il tipo di giocatore che mi fa incazzare. Il camperone che non fa niente, che si mette in un angolo. Non ha senso giocare così, non è divertente, non lo fai neanche per vincere, perché se stai lì perdiamo comunque. Però non ha senso, non è divertente vincere così anche se vincessi. Cioè davvero tu vuoi farci andare avanti 4 minuti così? Che cazzo di imbecille. Alla fine l'ultimo round l'abbiamo vinto, però il comportamento di quel tizio non mi è piaciuto assolutamente, perché oltre che non essere sportivo andare a camperare all'interno di un autobus distrutto, non è divertente, uno non gioca per vincere a questo, gioca per divertirsi. Poi se ti diverti e vinci saranno tutti più contenti, però così non... Wow! E io che pensavo di aver dato il mio meglio giocando con l'aereo. Comunque sia, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo con un prossimo video, forse un altro Last Team Standing, forse no, non lo so, ciao a tutti ragazzi, al prossimo episodio. E tra l'altro io sono rimasto scandalizzato nel vedere che diversi altri youtuber hanno una macchina, hanno la Zentorn identica alla mia praticamente. Ma mentre la Turismo l'ho fatta uguale a quella di quei due sul server perché mi era piaciuta, questa l'ho fatta totalmente io senza vedere nessun video. Non l'avevo mai vista questa macchina, quindi wow, ho i gusti paragonabili a quelli degli altri youtuber. L'unica cosa che mi differenzia da loro sono gli iscritti, che io non c'ho. Comunque sia, ciao a tutti ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Devo trovare qualcosa di imbecille da fare per concludere l'episodio. Schiantarsi contro quello non è abbastanza imbecille. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo episodio. Fallita, vabbè.